Antonio D'Ambrosio, nella versione di Storico, ha offerto un saggio molto interessante sullo spaccato sociale di un quartiere che sorge operaio e diventa parte aggregata della città. Sì, Difesa Grande ha avuto una performance straordinaria, è stata studiata già negli anni 70, all'inizio degli anni 70 e poi negli anni 80 dove si è formato. È stato studiato da sociologi, da urbanisti, da sindacati, tesi di laurea, perché è stata una novità assoluta sul campo del lavoro. Qui un insediamento che nasce con la Fiat e per la Fiat, dove mette in evidenza un nuovo soggetto sociale per il Molise che è il lavoratore nel settore meccanico che viene dall'agricoltura, tant'è vero che alcuni l'hanno chiamato i metalmezzadri a suo tempo, che non è un'offesa verso la categoria ma che era un valore aggiunto di un'esperienza etica all'interno della fabbrica. Questa esperienza è stata riportata nella comunità e abbiamo sentito le parole di Don Benito che questo valore aggiunto che c'era in fabbrica si è riprodotto nella società, in questa contrada, in questo quartiere e ha prodotto delle grandi soddisfazioni. Noi vediamo adesso che la comunità è molto coesa, è sempre presente e c'è ancora uno spirito di stare uniti. Questo è l'elemento essenziale. L'altra considerazione è che adesso la Fiat non è più il punto di traino di questa comunità, perché molti sono morti, alcuni sono andati in pensione, ci sono i figli e i nipoti di quelle persone. Ecco un messaggio a loro affinché sappiano raccogliere quei valori etici, sociali che hanno dovuto i loro genitori, i loro nonni, e rendere sempre più grande questa esperienza di questa comunità.